Buongiorno, benvenuti, buon lunedì. Io parlo piano perché sono senza voce. Non vogliamo sapere come è andato il tuo fine settimana, ma sembrerebbe bene. Bene, ciao Guido, buongiorno. Buongiorno, noi veniamo da Aspettando una mattina. Che vi aspettavamo naturalmente. Noi ci aspettavamo, certo. Va avanti come un rullo compressore. Speriamo che anche la vostra sveglia questa mattina sia andata bene, benissimo. Sei sposato, Guido? Non se lo ricordo. Non lo ricordo. No, non è una risposta indecente, no, è perché. Perché sono in calo i matrimoni nel nostro paese. Non sarebbe di per sé una notizia straordinaria se non fosse che il calo registrato, stando ai comuni italiani, all'associazione dei comuni italiani, equivale a quello del 1944, cioè mentre c'era la guerra. È probabilmente il calo più forte che si registra negli ultimi 100 anni. Incredibilmente, invece, aumentano i secondi matrimoni. Ah, ecco, c'è una contraddizione. Ma anche noi parliamo di matrimoni, però da un altro punto di vista, fra un momento. Bene, allora con Franco Di Mara alle 7.10. A più tardi. Bene, allora, fino a ieri la Sacra Rota, il Tribunale della Santa Sede, come sappiamo, annullava un matrimonio. Se la Sacra Rota lo annullava, quasi automaticamente era dichiarato nullo anche dalla nostra Corte d'Appello. Dopo un'ultima sentenza della Corte di Cassazione le cose non stanno più così. Naturalmente i giornali hanno dato ampio risalto alla notizia, è vero Guido? Di che si tratta? Tutti i giornali hanno dato ampio risalto a questa notizia. La Sacra Rota annulla, ma per la Cassazione restano marito e moglie. Una vita insieme e il tribunale ecclesiastico non basta. Marito e moglie, almeno ex per sempre, secondo la Corte di Cassazione, un matrimonio di lunga durata, già annullato dalla Chiesa, non può essere annullato automaticamente dallo Stato. Tutti i giornali più o meno ribadiscono la Cassazione contro la Sacra Rota, dice il Corriere della Sera, non annullabili matrimoni lunghi. Ecco qua, ultima. Gassani, degli avvocati matrimonialisti, decisione storica, basta con le scorciatoie. Infine un'agenzia di sabato scorso che ci ricorda che Papa Benedetto XVI ha comunicato ai preti che devono fare un lavoro di consulenza più approfondito per le giovani coppie che intendono sposarsi, perché non tutti hanno il diritto automatico di unirsi in matrimonio. Il pontefice lo ha affermato oggi alla Sacra Rota che, come abbiamo appena detto, è il tribunale ecclesiastico che decide degli annullamenti dei matrimoni. Grazie Guido, tu hai naturalmente menzionato l'avvocato Gassani e noi ce l'abbiamo qui in studio. Benvenuto Gian Ettore Gassani. Buongiorno. Presidente nazionale dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani. Una sentenza che indubbiamente non solo ci incuriosisce, ma ci fa chiedere anche che conseguenze potrà avere, tra l'altro nelle relazioni, diciamo, riguardo a temi così delicati come il matrimonio, tra la Santa Sede e lo Stato italiano. Questa sentenza non ha precedenti, ci sembra di ricordare, nasce da ricorso di una signora veneta, una signora che si chiama Maria Lorenza. Ci vuole rapidamente riassumere il caso, cioè che cosa chiedeva questa signora alla Suprema Corte, italiana, diciamo? Certo, la signora aveva presentato un ricorso in Cassazione poiché la Corte di Appello aveva riconosciuto la sentenza di dichiarazione di nullità avanzata dal marito. Per cui la signora non aveva altra chance che quella di chiedere nullità della Sacra della da parte della Sacra Rota, della, quindi, della Rota Romana. La signora quindi non aveva altra chance che rivolgersi all'autorità giudiziaria superiore, la Suprema Corte di Cassazione, per dichiarare per cassare la sentenza della Corte d'Appello e quindi Ma da quanto tempo era in matrimonio? Abbiamo sentito matrimoni lunghi, cioè 20 anni. 20 anni. Cioè la Suprema Corte di Cassazione sancisce un principio temporale, almeno sappiamo che 20 anni significa matrimonio lungo. Chiaramente credo che la Suprema Corte tornerà sul punto per dei paletti ancora più precisi, perché a parere di noi avvocati un matrimonio è lungo già 10 anni, quindi ci sarebbe anche poi da discutere sui limiti temporali, ma comunque la Suprema Corte di Cassazione ha sancito un principio che noi riteniamo assolutamente storico. Una specie di precedente, una sorta di precedente storico. Ecco, ma c'erano altre motivazioni, ci sono altre motivazioni oltre questa nella sentenza, diciamo, della Cassazione? Il punto principale, che riguarda anche un po' un dibattito interno alla Chiesa, dobbiamo immaginare che il diritto ecclesiastico e soprattutto la Rota Romana sta vivendo un momento di grande riflessione interna. Il Papa è intervenuto per dire che non è più possibile annullare i matrimoni con tanta facilità. Pensate che negli ultimi 5 anni sono triplicate le dichiarazioni di nullità, da 2.000 sono passate a 6.000 e il Papa è intervenuto 3 volte. Questo è un problema che però riguarda anche noi italiani. Noi italiani poi riconosciamo queste sentenze. Nell'82% dei casi le sentenze della Rota Romana venivano riconosciute dalle autorità italiane. È evidente che il sospetto di scorciatoie ci sia, ed è un
problema serio. Ma quale potrebbe essere la ragione di questa scorciatoia? Ce ne sono anche pratiche? Fare prestissimo, perché se non si... Fare prestissimo. Perché se la dichiarazione di nullità avviene soltanto nel primo grado di giudizio, praticamente in un anno e mezzo si riesce a risolvere il problema, quindi si arriva direttamente alla possibilità di dichiarare nullo il matrimonio, un altro anno per la delibazione, in due anni è fatta. L'ultimissima battuta, avvocato, ci sono differenze per quanto riguarda l'eventuale responsabilità di uno o dell'altro coniuge tra l'ordinamento dell'uno e dell'altro per quanto riguarda, non so, i contributi, il sostegno? Sì, e questo è il vero problema, e la Cassazione, ecco perché ha cassato quella sentenza. Quando c'è la dichiarazione di nullità del matrimonio, il coniuge più debole perde per sempre l'assegno di mantenimento, e su questo dobbiamo riflettere. Quindi non c'è assegno di mantenimento? Assolutamente no. Allora, c'è stata negli ultimi anni una crescita esponenziale di annullamenti di matrimonio da parte della Rota Romana, lo ricordava l'avvocato Gassani, e siamo passati dai 2004 dai 2000 del 2004, scusate, ai 6.000, diceva, dal 2009. Quindi vediamo di capire perché, salutando l'avvocato Gassani e dando la parola a Eleonora. Sì, Michele, sono qui assieme ad Agnese Camilli, avvocato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, avvocato dei Tribunali Interni dello Stato della Città del Vaticano. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Insieme per entrare meglio nei meccanismi delle sentenze della Sacra Rota, che ora si chiama Rota Romana. Allora, anche il Santo Padre ha espresso preoccupazione in merito nel 2008, nel 2010, esortando i giudici rotai a non cedere a richieste soggettive e soprattutto queste richieste che non conducano ad ogni costo, così veniva definito, alla dichiarazione di nullità. Allora, le chiediamo come stanno le cose e soprattutto perché il numero degli annullamenti rotali è cresciuto negli anni in maniera così vistosa. Fra l'altro, so che voleva fare una precisazione su quello che è appena stato detto dall'avvocato. Prego. Sì, allora innanzitutto occorre dire che c'è molta attenzione da parte dei giudici alle motivazioni che sono introdotte nell'ambito delle procedure matrimoniali, e l'annullamento non viene rilasciato con tanta leggerezza, tutt'altro. Le procedure sono seguite con molto attenzione e effettivamente c'è un'attenta analisi delle motivazioni prodotte. Detto ciò, occorre dire che c'è stato sicuramente un aumento delle persone che si rivolgono a questo genere di tribunali, ma semplicemente perché si è venuto a creare un fattore importante. Mentre fino a 20-25 anni fa la gente aveva il timore del giudizio sociale, oggi come oggi chi decide di rivolgersi ai tribunali ecclesiastici sono persone che in realtà hanno compiuto un percorso, molto spesso un percorso di grande sofferenza, perché hanno avuto una grande delusione, perché hanno avuto un fallimento di vita. E quindi ripercorrono un po' quelli che sono stati i passaggi principali e tramite l'annullamento riflettono anche, ed è come se volessero chiudere un capitolo della propria vita. Una piccolissima frangia di queste persone, di questa utenza, lo fa sicuramente per poi vedere annullate quelle che sono le problematiche economiche. Tuttavia non è proprio così, perché già la Cassazione si è pronunciata varie volte in questo senso, e il concordato stesso di fatto stabilisce all'articolo 8 che la Corte d'Appello verifica una serie di aspetti che siano stati rispettati nell'ambito dei tribunali ecclesiastici, una serie di aspetti, e le Corti d'Appello italiane pongono molta attenzione a questa verifica, e poi però rinvia per le problematiche economiche alle decisioni dei tribunali. Quindi di fatto le problematiche economiche sono del tutto assimilate ed analizzate all'analisi che viene fatta in sede di tribunale quando ci sono separazioni e divorzio. Esatto. Allora, in quanto tempo si arriva alla sentenza e quali sono i costi di una tale procedura? Allora, per avere un annullamento bisogna passare due procedure. Ci sono due gradi di giudizio, c'è cioè un doppio giudicato conforme, come si suol dire, perché c'è un primo grado che raccoglie tutte quante le prove e poi c'è un secondo grado, proprio per l'attenzione che pongono i tribunali ecclesiastici, che verifica se il primo grado ha effettivamente posto in essere tutto quello che doveva essere fatto. Quindi per avere un annullamento diciamo che ci vogliono circa 2 anni e mezzo.
Chiaramente questo tempo può essere un po' variabile, a volte un pochettino di meno, a volte un po' di più. I costi oramai sono strettamente monitorati e sono stati stabiliti dai tribunali ecclesiastici e quindi indicativamente, comprensivamente di tutti quanti i costi, con 4.000-4.500 euro si può avere un annullamento. Allora, alcuni maligni sostengono che cancellazione delle nozze è spesso una scappatoia per risparmiare tempo e denaro, eppure dietro la richiesta di annullamento di matrimonio si nasconde spesso il dramma di una lunga e penosa convivenza accanto a chi insomma non si ama più. Allora, secondo la sua esperienza, quale delle due situazioni Guardi, prevale? Le posso dire che realmente l'80% delle persone che si rivolgono ai tribunali ecclesiastici lo fanno per superare un momento triste della propria vita. Sì. E quindi anche come momento, ripeto, di riflessione su, e anche di liberazione. Ricordo un cliente che veramente aveva subito una forte strumentalizzazione da parte della coniuge. Sì. Che usò questa terminologia: ho deciso di cambiare pelle, voglio chiudere un capitolo della mia vita. È un momento di grande dolore che viene in qualche modo, come dire, chiuso, accantonato. Allora, torniamo invece alla sentenza della Cassazione da cui siamo partiti. Da avvocato Rotale le chiedo qual è il suo parere, se è giusto che un tribunale civile non convalidi una sentenza della Rota Romana. Allora, qui noi abbiamo un concordato come voi sapete è un trattato di diritto internazionale. Sì. E quindi è una norma di rango superiore rispetto al codice civile. È vero che il concordato prevede anche un rinvio oltre ai principi dell'ordinamento interno. Tuttavia forse questo dovrebbe essere anche un attimo più riflettuto, perché altrimenti si creano troppe discrasie nell'ordinamento. Certo, grazie ad Agnese Camilli, avvocato dell'Ufficio del Lavoro della sede apostolica. Grazie.